fine di un anno, inizio di un altro. È tempo allora di bilanci e di buoni propositi e noi li facciamo anche con i capigruppo e i consiglieri dell'Assemblea Legislativa Toscana. La legge, che punta a dare risorse della regione per famiglie e imprese colpite dall'alluvione, riceve l'unanimità dal Consiglio regionale nella sua ultima seduta del 2023. Un segnale forte di collaborazione tra le forze politiche per fronteggiare quella che ancora oggi è una vera emergenza. Anche in questi giorni di festa restano le polemiche per l'aumento dell'addizionale IRPEF, argomento che ha indubbiamente condizionato il dibattito politico di queste settimane. L'aumento, lo ricordiamo, scatta per i redditi sopra i 28.000 euro lordi e riguarda circa 600.000 toscani. Riverremo insieme le immagini dei due premi consegnati nei giorni scorsi, il premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci e quello per i comunicatori dell'anno. Ascolteremo anche alcune interviste molto interessanti realizzate in queste circostanze. Proiettiamoci già nel 2024 con le speranze e i buoni propositi dei presidenti o dei consiglieri dei gruppi. Prima però, nel suo ruolo istituzionale, ascoltiamo il presidente Antonio Mazzeo. Quello che si sta concludendo è stato un anno complesso, è vero. È stato il primo anno in cui siamo usciti completamente dalla pandemia, ma purtroppo è stato un anno segnato a livello internazionale da drammatici conflitti che hanno provocato e stanno provocando migliaia di morti, di cui tanti, purtroppo, bambine e bambini. Per noi toscani è stato l'anno di una alluvione terribile che ha provocato morti, che ha provocato danni consistenti ad imprese e famiglie. Ma in queste difficoltà ancora una volta abbiamo avuto prova dello straordinario cuore delle toscane e dei toscani. E allora il mio pensiero oggi va a tutte le volontarie, ai volontari, a tutte le donne e gli uomini che quotidianamente con le loro professioni si mettono al servizio degli altri. E questo lo spirito e il valore più forte della nostra regione. E la mia speranza, il mio auspicio è che possiamo contribuire tutti insieme a renderlo ancora più forte, per essere ogni giorno capaci di dare risposte concrete a chi soffre e vive condizioni di difficoltà. Permettetemi un ultimo pensiero particolare, voglio rivolgerlo ai nostri giovani. Auguro loro di essere protagonisti della ripartenza della nostra regione e di contribuire a costruire una Toscana migliore anche grazie alle opportunità che arrivano dall'Europa. Sono molti temi sul tappeto nella nostra regione. Alcune parole chiave le abbiamo estratte noi stessi dagli ultimi servizi che abbiamo realizzato qui a Palazzo del Pegaso a Firenze. Sono alluvione, sanità, lavoro, giovani, innovazione, imposte. Cominciamo la carrellata dai gruppi di maggioranza. Io vorrei augurare a tutti i toscani e a tutte le toscane salute e lavoro. Ecco che noi stiamo facendo scelte per cercare di tutelare la sanità pubblica e stiamo cercando di fare delle scelte con questo bilancio che prevedono tanti investimenti per quanto riguarda la difesa del suolo, che contiene risorse per quanto riguarda le famiglie e i territori che hanno subito l'alluvione, che aumenta le risorse per i giovani, che aumenta le risorse per il sociale, quindi un bilancio che vuol tutelare le fasce più deboli. Un bilancio che vuol tutelare le imprese senza l'aumento dell'IRAP e anche con importanti risorse per quanto riguarda le politiche attive. Questo è quello che noi ci auspichiamo per i toscani e coerentemente cerchiamo di operare attraverso risorse che si trovano nel bilancio e attraverso le politiche che metteremo in essere attraverso l'azione del Consiglio, ma soprattutto del Presidente e della Giunta. Un anno importante, il 2024, che mi auguro possa portare innanzitutto la pace laddove ci sono dei conflitti così vicino a noi, non soltanto nella striscia di Gaza, ma anche in Ucraina, senza dimenticare
tutte le situazioni che sono presenti nel nostro paese di difficoltà, bisogna stare vicini alle persone che maggiormente hanno sofferto di questa condizione economica difficile e bisogna che la Toscana giochi un ruolo protagonista verso l'Europa. Sarà un anno importante dove tanti cittadini nel mondo andranno a votare, più di 4 miliardi di persone saranno chiamati a votare e mi auguro che sia un anno dove a livello globale, a livello europeo, ci possa essere una distensione del clima sociale che si è determinato e mi auguro che la Toscana ne sia protagonista. Nel nostro ruolo dovremo aiutare i cittadini toscani ad uscire da una condizione di difficoltà per quelli che hanno subito l'alluvione e supportare, diciamo, famiglie e imprese e soprattutto i giovani verso un anno che possa essere, diciamo, di ripartenza effettiva dopo tante difficoltà vissute in questi anni precedenti. Ascoltiamo ora i gruppi del centrodestra. Per l'intervista arrivano in postazione i presidenti di Lega e Fratelli d'Italia. Sicuramente ci proponiamo un'attenzione particolare, saremo anche noi lì a controllare l'operato della giunta regionale e anche del governo in questo per quanto riguarda l'alluvione, sperando di poter dare un conforto a tutte le aziende e tutti i cittadini che ancora oggi vivono in delle condizioni disagiate dovuto all'alluvione che il 2 novembre ha colpito la regione toscana. Poi andando più sulla parte politica, sicuramente abbiamo due importanti appuntamenti. Il primo è quello delle amministrative, il secondo obiettivo è quello sicuramente delle europee. Un obiettivo grande, un sogno grande, però noi ci teniamo a dire che siamo pronti come centrodestra anche al governo dell'Europa, perché stiamo dimostrando come si cambia volto anche a una nazione. E poi l'obiettivo personale, diciamo, del gruppo Lega a livello regionale è sicuramente quello di una riforma sanitaria, perché vedete l'80% del bilancio regionale verte sul sistema sanitario. E siamo stanchi di ricevere quotidianamente segnalazioni da cittadini che devono attendere 7, 8 mesi, 10 mesi, un anno per poter fare una visita, 2 anni per poter fare un intervento, oppure doversi recare al privato e magari togliere quei soldi nel salvadanaio. Io mi auguro, ma non ho dubbi di questo, perché per fortuna i segnali stanno arrivando, sia l'anno del lavoro e dei giovani. L'anno in cui il Paese riparte appieno con l'occupazione sarebbe un sogno di tutti, pensare che i nostri ragazzi, le nostre ragazze, i nostri neodiplomati, i nostri neolaureati possano tornare a sognare una carriera dignitosa e florida nel proprio Paese senza dover pensare a dove andare oltre confini per affermarsi e per avere una carriera dignitosa. L'aver iniziato a cancellare quei dispositivi assistenzialisti che a niente servivano se non a sperperare soldi e essere tornati a investire in politiche attive per il lavoro ci fa ben sperare. Speriamo che l'anno prossimo sia l'anno in cui veramente l'orgoglio italiano, che già piano piano sta tornando fuori dai confini, inizia a ritornare anche ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, in chi si avvicina al mondo del lavoro, a chi inizia a lavorare, a chi intraprende un'iniziativa imprenditoriale, a chi riscopre il mondo dell'agricoltura, che è un mondo che sembrava abbandonato e che oggi sta rinascendo in Italia. Quindi l'augurio di un 2024 è un augurio per un 2024 di ripresa, di lavoro e all'insegna dei giovani. Terzo schieramento e ancora l'opposizione è quello del Movimento 5 Stelle. Noi, per quanto mi riguarda, come Movimento 5 Stelle continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ossia il nostro lavoro di controllo, a volte anche di proposta, ma devo dire la verità, non con molto successo. Per dire, io ho fatto una proposta di legge sulla regolamentazione delle sostanze d'origine, qui lo voglio dire, mi fa piacere, perché questa proposta di legge è stata fatta con dei tecnici chimici bravissimi, non certo campata in aria, giace nei cassetti della Commissione Ambiente per la prima discussione da quasi un anno, se non di più, e se ne sono perse le tracce. Quindi da parte nostra ci sono state anche delle proposte e io preannuncio già che presenterò una nuova proposta per la ripubblicizzazione dell'acqua, sarà la terza. Questa volta voglio vedere di eliminare qualsiasi appiglio per la maggioranza per poterla anche solo portare in discussione, perché le mie proposte di legge non sono mai arrivate in aula e questo la dice lunga sul clima di collaborazione e di
reciproco rispetto fra forze politiche. Parliamo dell'ultimo provvedimento approvato dal Consiglio regionale nel 2023, atteso da tutti, votato da tutti, anche se non potrà essere certamente risolutivo. Viene incontro ad alcune delle esigenze di famiglie e imprese colpite dall'alluvione. Fino a Natale erano 5.000 le richieste per un rimborso dei danni. Il numero certamente aumenterà di qui al 19 gennaio, la scadenza per la domanda. Ci sono 37 milioni a disposizione, 25 di questi sono proprio per le famiglie. Nella legge si specifica che per loro questo contributo è cumulabile con quello previsto dai provvedimenti nazionali. Potrà arrivare a 3.000 euro, commenta il presidente della Giunta Giani, stimando che alla fine possano esserci 8.500 richieste. Riepiloghiamo a titolo di esempio due commenti dalla maggioranza. Ascoltiamo ancora la presidente della Commissione per lo Sviluppo Economico. Dall'opposizione, la capogruppo della Lega. Una legge molto importante, perché con questa legge noi andiamo a dare un primo segno di solidarietà e di vicinanza alle famiglie che sono state duramente colpite dall'alluvione. In questa legge troviamo l'elenco di tutte le province e dei comuni che hanno subito danni e stanziamo la cifra di 37 milioni che saranno suddivisi in circa 12 milioni alle imprese e gli altri restanti alle famiglie, con un plafond che va fino a 3.000 euro di riconoscimento per le famiglie. Abbiamo anche avuto una discussione molto forte in seconda commissione, che è la commissione che si è occupata di portare il parere sulla legge appunto sulle alluvioni. È un primo passo. Tutto quello che viene fatto a favore di cittadini ed imprese della Toscana non ci può che trovare d'accordo. Sicuramente abbiamo dei dubbi su alcuni punti e io, come ho sempre detto su quel tema lì, a me non sono mai piaciute le divisioni, non sono mai piaciute le prese di posizione esclusivamente perché uno appartiene a un partito o ad un altro. Noi dobbiamo dare una risposta a tutti insieme, una risposta di squadra su un tema che credo e spero stia a cuore a tutti. Su questa legge ci sono anche le parole del Presidente del Consiglio regionale. Sappiamo, e lo sappiamo davvero, e questo è solo un piccolo passo rispetto ai 2 miliardi di danni subiti e che resta ancora tantissimo da fare, ma era importante in questo tempo dare una risposta concreta ai bisogni di tante donne, di tanti uomini che stanno vivendo un momento di difficoltà. Di una cosa sono certo, la Toscana si rialzerà come ha sempre fatto, perché siamo una comunità forte, fatta di donne e uomini che nei momenti più difficili hanno spalato il fango, hanno soccorso chi era in difficoltà. A loro, oggi come allora, va il nostro ringraziamento e il nostro pensiero. Ora però faccio un appello al governo, trovate e stanziate le risorse necessarie a far partire il prima possibile tutte le comunità colpite. Il nodo politico dell'ultima seduta era stato però quello del ritocco dell'addizionale IRPEF per i redditi che superano i 28.000 euro lordi all'anno. È contenuto nel maxi emendamento che è stato presentato dal Presidente della Giunta prima del dibattito conclusivo sulla manovra. Riepiloghiamo allora una carrellata di pareri di tutti i gruppi. I consiglieri del PD votano a favore. Questo è un passaggio obbligato per difendere la sanità pubblica, la sanità che deve curare tutti i cittadini indipendentemente dal loro avere. La maggioranza però si spacca, Italia Viva al momento del voto esce dall'aula. Io ancora sto chiedendo dov'è questo disavanzo, quali sono le aziende sanitarie che hanno questo disavanzo, chi doveva controllare, cioè chi doveva monitorare? Chi doveva prevedere quello che è successo adesso? Durissimi i commenti del centrodestra. I problemi in sanità erano conosciuti da tempo, si poteva valutare appunto altre strade come quella che noi sosteniamo da tempo, il problema sanitario. La governance non funziona, la sanità in Toscana non funziona. Noi chiediamo più trasparenza, più merito, meno politica. Non è pensabile che tutti i direttori generali siano di sinistra in questa regione. Ci saranno anche direttori generali bravi che non sono di sinistra, non è possibile che i primari vengano scelti in maniera poco trasparente. Ce ne siamo accorti 24 ore fa che era necessario fare 200 milioni di euro di aumento delle tasse. Cioè, l'assessorato in quale direzione ha lavorato in questi mesi? Contrari fortemente anche i 5 Stelle. Noi siamo contrarissimi all'aumento delle tasse, soprattutto in questa misura, perché vanno a toccare il ceto medio, che è in un momento particolare di difficoltà tra l'inflazione
e l'insicurezza generale dovuta anche alla situazione geopolitica. Tutte le interviste complete e molto più ampie sono disponibili sul nostro sito e sul canale YouTube del Consiglio regionale alla voce Regionando di Telegranducato. Il Consiglio regionale ha approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e di Fratelli d'Italia e quello contrario di Lega, 5 Stelle e Forza Italia il proprio bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2025-2026. Resta invariato il contributo richiesto alla Giunta, sottolinea il Presidente Mazzeo, che poi annuncia nel 2024 proseguirà il progetto Casa Toscana avviato a San Francisco. In questi mesi ci saranno anche nuove iniziative per le scuole e percorsi di promozione alla lettura. Il consigliere Petrucci di Fratelli d'Italia, membro dell'ufficio di presidenza, apprezza che ci sia un sostegno all'attività delle minoranze e che ci sia un capitolo di spesa, certamente secondo lui da incrementare, legato all'identità, alla tradizione e al folklore della Toscana. Al premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci quest'anno hanno partecipato 41 aziende con i loro progetti. Tanta partecipazione, tante imprese che ci hanno raccontato la loro idea di futuro, perché il nostro obiettivo è accompagnare chiunque provi a costruire un futuro migliore per i nostri cittadini e le nostre cittadine. È un impegno che portiamo ormai avanti da tempo. Ogni anno ci accorgiamo di quanto la Toscana non sia soltanto terra di arte, di cultura, di bellezza, ma sia soprattutto anche una terra di ingegno. E tante realtà ci presentano le loro proposte e tante di loro hanno la capacità di stare sul mercato e di trasformare questa innovazione per costruendo lavoro sul nostro territorio, costruendo valore per il nostro territorio. A loro vogliamo mandare un messaggio, che noi siamo al loro fianco, che le sosteniamo e che ogni idea innovativa vedrà nel Consiglio regionale un luogo fertile dove poter crescere. Al premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci quest'anno hanno partecipato 41 aziende con i loro progetti. Ecco la cerimonia di premiazione, ecco i nomi dei vincitori nella sezione Startup Innovative Agrobit di Firenze, seconda INTA di Pisa. Nella sezione Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale Sostenibile vince la Rifo di Prato davanti a Sigma Ingegneria di Lucca. Nella sezione Brevetti, primo posto alla Triant di Pisa, secondo all'Advanced Microwave Engineering di Firenze. Per Welfare e Parità di Genere, che è la novità di quest'anno, prima azienda ESA Nastri di Calcinaia, seconda Ineus Manufacturing Italia di Rosignano. La Sound Safe Care di Cascina ha assegnato il premio speciale giovani. A questi premi si aggiungono le due menzioni speciali per Amiata Digitale Santa Fiora di Grosseto e per Sancip di Marlia Lucca. Ovviamente questi premi sono fondamentali e indispensabili per cercare di stimolare ovviamente un'idea, un qualcosa può venire fuori che poi, ripeto, ogni azienda è legata e nasce da un'idea, no? Non c'è cosa diversa da questo, no? Poi tra l'altro ho visto i progetti, sono tutti progetti legati alla sostenibilità, legati all'agricoltura e precisione, legati all'intelligenza artificiale. E questo fa ben sperare in futuro, perché questo qui chiaramente fa parte anche dei 17 obiettivi dell'ONU, no? Che noi chiaramente all'interno delle nostre aziende bisogna cercare di arrivarci il prima possibile, che è una cosa bellissima, però ecco, è un messaggio per mandare anche alla politica, no? Che questo è veramente bello, però se si lascia il mercato libero e non le regole uguali per tutti diventa difficile. Questi invece sono i toscani inviati di guerra che vengono premiati dal CORE come dal Consiglio regionale come comunicatori dell'anno. E per noi il messaggio è quello di dare un riconoscimento agli inviati di guerra, ma perché per noi sono anche una sorta di inviati di pace, perché raccontando la drammaticità, le stragi, la sofferenza, il dolore di queste guerre così atroci ci mandano anche un messaggio generale che da queste guerre bisogna uscire, da questi conflitti bisogna uscire attraverso la documentazione, come fanno loro giorno per giorno, dei fatti. E come ha detto anche proprio Papa Francesco recentemente, c'è un tema proprio di dare comunicazione a partire dai fatti, dalla verità dei fatti,
e loro fanno questo lavoro importante, e per noi è anche un riconoscimento a dei toscani che appunto sono legati dalla nostra regione, e per noi è un momento anche di gratitudine per un lavoro così importante e prezioso. I sei premiati, molto conosciuti anche al grande pubblico per le loro corrispondenze dalle zone di guerra, sono Alfredo Bosco, Lucia Goracci, Gianmarco Sicuro, Gabriella Simoni, Elena Testi, Fabio Tonacci. Un lavoro difficile, certo, il loro, in cerca di quello che magari non riusciamo a vedere da qui, di ogni guerra. Capitano situazioni in cui sicuramente rischi la vita, ma non è quello a cui pensi quando vai in determinati contesti, quando scegli di farlo. Pensi a raccontare più possibilmente in maniera più vicina a quello che sta accadendo e la verità di quello che incontri, dei volti che vedi. E purtroppo è un mestiere molto difficile che si scontra anche con situazioni che non è sempre possibile raccontare. No, la questione più complicata per quanto mi riguarda, ma penso anche agli altri colleghi, sia la verifica delle notizie su teatri di guerra, perché è sempre in funzione H24 la propaganda di entrambi i lati, di entrambi le parti in conflitto. Quindi diventa davvero complicato poi stabilire con esattezza quello che succede, perché questo è una costante in ogni guerra. Le due parti in causa tendono o a minimizzare o a esagerare. L'etica, la voglia di andare a vedere davvero, di non cedere ai personalismi, di essere testimoni e non protagonisti, di non scambiare soprattutto chi fa televisione lo schermo per una platea dove far vedere chi si è, quanto si è coraggiosi, quanto si è rischiato. Ricordarsi sempre che noi siamo delle persone che passiamo in una guerra, che abbiamo il dovere morale di raccontare quello che succede per chi non ha scelta e per chi da lì non può muoversi. E quindi insistere con tanta testardaggine, che è la parola che oggi abbiamo usato di più, per andare a vedere lì dove non vogliono che noi andiamo a vedere. C'è sempre qualcosa in una guerra che le potenze non vogliono che noi vediamo. Sperando allora che il 2024 sia davvero un anno di pace, che finiscano i conflitti che insanguinano tante parti diverse del mondo, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento per una nuova puntata di Regionando, la prima del 2024, venerdì 12 gennaio, sempre alle 21:10, dopo il TG della sera. Nel frattempo, venerdì prossimo, vi proporremo le repliche di un anno del Consiglio regionale, per rivedere in tre quarti d'ora in pratica tutto quello che è accaduto qui nell'Assemblea legislativa toscana in questo 2023. Buon 2024 che inizia allora!